Bretella Ovest, la fuga in avanti di Confindustria e Confartigianato non è piaciuta a sindaci e ad altre categorie. Rotonda in zona Camoro, qualcosa non torna. Piero Bona, forse un abuso, verifica in corso. Cacci i ladri dell'azienda, armato di una spranga, protagonista un imprenditore di 9. Via libera il bilancio a Rosà, per il prossimo anno nessun aumento di tasse. Ricette in comune, un libro per aiutare concretamente i veneti schiacciati dalla crisi. Frammenti di storia, il ponte sconosciuto costruito dopo la rotta di Caporetto. Rapinò con un complice la coppia di anziani nel veneziano, preso in cittadellese. Buonasera telespettatori, ritorniamo anche con il nostro telegiornale a parlare della Bretella Ovest, ma non solo. Vi parliamo anche di un presunto abuso nella rotonda tra Tezze e Cittadella. Andare sopra a quelli che sono i sindaci non è sicuramente una soluzione. E poi mi piacerebbe sapere dove si trovano gli 80 milioni di euro in questo periodo. Non si può decidere sulla testa dei sindaci e soprattutto su quella dei cittadini. La fuga in avanti di Confindustria e Confartigianato, che hanno presentato il progetto Bretella Ovest, non piace né ai primi cittadini del Bassanese né a quelli dell'Alta Padovana. Piero Bon solleva giustamente anche la questione risorse, perché sembra tanto che si stiano facendo i conti senza l'oste. La viabilità tra Padova e Bassano necessita un intervento e su questo siamo tutti d'accordo, ma il progetto a ovest, che ricordiamolo, taglia il Parco delle Rogge, così com'è non può andare bene. Il Comune di Cittadella ha sempre detto che è favorevole a una bretella che parta da Padova, da Limena, quindi ed arrivi fino a Bassano, per venire incontro a tutte quelle che sono le nostre realtà industriali e artigianali del territorio. Logicamente la progettualità deve essere condivisa prima di tutto con i sindaci del territorio, poi con tutte le associazioni di categoria e infine con i cittadini. Intanto il primo cittadino di Cittadella solleva dei dubbi sulla rotonda in località Camoro, all'incrocio tra via Mottinello e via Lago, quella che stanno costruendo sulla Valsugana. Qualcosa non torna e l'amministrazione ha avviato delle verifiche. Passando per la rotonda abbiamo analizzato che secondo noi c'è qualcosa che non funziona in alcune aree, quindi capiremo se effettivamente c'è o non c'è stato un abuso. Nel caso in cui ci sia un abuso da parte di qualcuno, seguiremo le vie che vengono seguite per legge, quindi segnalazione alla procura e poi andare al ripristino della situazione iniziale. Parliamo ora di Pedemontana Veneta. I lavori procedono, così come i controlli. E a fronte delle critiche avanzate, la risposta di Palazzo Balbi è: impensabile fermare l'opera. Pedemontana, operazione trasparenza. La superstrada veneta è stata promossa dall'ANAC. L'ente riconosce che la regione, allo scadere della gestione commissariale governativa, ha cercato di adottare alcuni correttivi alla convenzione al fine di facilitare il reperimento del finanziamento privato e contemporaneamente di tutelare l'interesse pubblico al completamento di un'opera. Abbiamo voluto coinvolgere tutte le istituzioni dello Stato, dalla Corte dei Conti all'Avvocatura dello Stato che ha espresso un parere, all'ANAC che ha espresso il suo parere, e il governo e tutto, nel senso che tutto sia sotto la luce del sole e trasparente. Dall'ultima relazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emerge che l'intervento della Regione dunque è corretto. Alcune criticità per l'ANAC non sono ancora risolte, ma con giudizio negativo non definitivo. L'avanzamento dei lavori e il pagamento degli espropri in questo momento sono al 35%, rendono intanto noto da Palazzo Balbi: impensabile sarebbe fermare l'opera a questo punto. L'alternativa era fare come voleva qualcuno, bloccare tutto, lasciare centinaia di espropriati diciamo nel guado, non consegnare ovviamente oltre 300 milioni di euro di espropri. E andiamo a Nove, dove una coppia di imprenditori ha affrontato e fatto scappare i ladri. Affrontano i ladri che volevano rubare nella loro azienda e li cacciano armati di spranga. È successo poco dopo le 11 dello scorso sabato a 9 alla Rem Davis. Paolo e Diego Gobbato, i proprietari, si sono precipitati in azienda dopo la segnalazione dell'allarme. I malviventi avevano manomesso l'illuminazione esterna, staccato due allarmi e oscurato una dozzina di sensori di movimento con una schiuma speciale. I due fratelli sono entrati in ditta e, dopo aver preso una spranga da un tavolo di lavoro, hanno iniziato a controllare l'area produttiva, obbligando i ladri alla fuga dal retro attraverso le case. Si pensa fosse un furto su commissione. Ci spostiamo a Cassola, dove una lite tra automobilisti è finita male. Ascoltate.
Un sorpasso, un colpo di clacson e qualche parola di troppo. Dagli insulti si è passati velocemente alle mani. Un 73enne è stato colpito in via Mazzini a San Giuseppe di Cassola. L'altro automobilista ora rischia una denuncia. Il tutto è nato, come detto, da un sorpasso. I due si sono fermati per chiarirsi, ma lo scambio di vedute è terminato in ospedale. Il 73enne, infatti, cadendo a terra, ha sbattuto la testa. Sul posto è intervenuta un'ambulanza che l'ha portato al pronto soccorso. Erano da poco passate le 8:30 di sera. E a Rosane, l'ultimo consiglio comunale, è stato approvato il bilancio di previsione 2018. Rosà approva il bilancio di previsione 2018, inalterate le aliquote IMU, TASI, TOSAP e addizionale comunale fissata allo 0,4%, ponendo il comune guidato da Paolo Bordignon tra quelli con la percentuale più bassa a livello regionale. Nessun aumento per le tariffe dei servizi, che vengono invece potenziati, specialmente quelli scolastici. C'è di più perché anche l'indebitamento comunale a fronte dei grandi investimenti è in calo, garantendo così risorse per il futuro. A Fosse di Enego, la protesta contro la ricollocazione di un gruppo di migranti continua. Sull'arrivo di un gruppo di migranti nella frazione Fosse di Enego, le polemiche continuano e gli animi si accendono. In una contrada dove vivono 7 persone e dove ci sono tante seconde case, la preoccupazione è molta. Oggi prende posizione l'associazione Prima Noi, che lancia un messaggio chiaro al primo cittadino Fosco Cappellari. Sarebbe il caso che il sindaco scegliesse da che parte stare, invece di smarcarsi dall'eventualità di promuovere azioni più incisive. O si è favorevoli all'accoglienza di questi soggetti che millantano status fasulli, o si è contrari, non ci sono vie di mezzo, scrive Alex Cioni, portavoce del gruppo. E con il prossimo servizio, Rete Veneta vi racconta la storia di un ponte che nessuno conosce, vecchio 100 anni. È il ponte dei soldati della Grande Guerra. 100 anni fa, all'indomani della disfatta di Caporetto, mentre le truppe raggiungevano il massiccio del Grappa, proprio qui, a Santa Eulalia di Borso del Grappa, veniva costruito un ponte per unire due valli e permettere ai soldati di spostarsi agevolmente. Oggi restano solo i pilastri che sorreggevano la struttura. Senz'altro in molti, passeggiando lungo il sentiero, si sono chiesti cosa siano. Praticamente nessuno conosce la storia del ponte dei soldati della Grande Guerra. Questo ponte serviva a rifornire praticamente la villa, che era magazzino di armi, viveri, che poi venivano mandati su attraverso teleferiche su in cima Grappa. A fine guerra è stato smontato, la parte lignea, diciamo, è stata usata da chi aveva bisogno di riscaldarsi. La parte invece in ferro è stata recuperata, non so da chi, penso dai residenti, e venduta per ricavare un po' di soldi, insomma. Questi pilastri erano in condizioni pessime quando Giuseppe Serena è intervenuto con un accurato lavoro di pulizia, un lavoro fatto con il cuore, visto che nella casa dei nonni, a due passi dal ponte, si erano stabiliti i soldati. Qui in casa dormivano gli ufficiali, no? Davanti nel brolo c'era l'accampamento e praticamente mio nonno doveva sfollare, però lui ha detto che con 6 figli non riusciva a muoversi. Stiamo tutti insieme, dormiamo insieme, mangiamo insieme, quindi lui è rimasto qua fino alla fine della guerra. E lancia un appello. Portate i giovani e fate vedere che cos'è la guerra e che praticamente non si ripeta mai più. Specialmente le scolaresche dovrebbero essere portate qua dagli insegnanti e spiegare ai ragazzi che cosa era questo posto, cosa è avvenuto e quanti militari c'erano qui in zona. E con il prossimo servizio, spazio a dolcezza e solidarietà. Metti un dolce in comune, anzi tanti dolci, magari realizzati dalle mani delle donne che vivono a Rossano Veneto. Le ricette, tutte in un volume, il cui ricavato è destinato ai veneti schiacciati dalla crisi. Un'idea avuta dal sindaco Morena Martini, in accordo con la nostra Mirella Tuzzato, la paladina della solidarietà di Rete Veneta, e si è mossa un'autentica macchina da guerra, in nome del bene per il prossimo. Questo dimostra quanto è conosciuta la grande famiglia di Rete Veneta e soprattutto quante ragazze giovani, stasera ho visto tantissime
tantissime ragazze giovani che hanno fatto queste torte, queste meravigliose torte, vuol dire che anche la gioventù, se la sai prendere, risponde. Grazie veramente, grazie al sindaco Moreno Martini che ha avuto questa bellissima idea, questa iniziativa per aiutare ancora di più la grande famiglia di Rete Veneta. Le donne di Rossano hanno risposto entusiaste, non è detto che questo sia l'unico libro che pubblicheremo, può darsi che sia il primo di una lunga serie pubblicati per aiutare gli altri. Tante le donne che hanno partecipato a questa iniziativa, giovani e giovanissime, come la piccola Lara di soli 8 anni, una delle protagoniste del libro di ricette. Cosa basta fare per aiutare concretamente gli altri attraverso questo libro? Allora, dovete telefonare in comune e acquistarne una copia, costa solo 10 euro. Sottolineo solo perché è un gesto d'amore, tutti i soldi verranno devoluti a Mirella, telefonate in biblioteca al comune oppure all'ufficio segreteria e ci metteremo d'accordo su come farvelo avere. Buon Natale! Insomma, basta davvero poco per aiutare il prossimo. Azienda Rosatese e Radio DJ per sostenere i bimbi meno fortunati. Da Rosà all'asta di solidarietà a favore dell'organizzazione Onlus Cooperazione e Sviluppo per contribuire al progetto di CESVI per i bambini meno fortunati che vivono in condizioni di povertà in Italia e Zimbabwe. La famiglia Brotto, proprietaria della storica azienda rosatese di mobili, si impegna con Radio DJ e il trio Medusa a favore dell'organizzazione no profit e dal 13 al 22 dicembre è possibile fare la propria offerta per aggiudicarsi il tavolo vero, protagonista di Grande Fratello VIP 2017. Sostenere così l'iniziativa benefica. L'asta si concluderà venerdì 22 dicembre con la maratona radiofonica del trio Medusa su Radio DJ. Per partecipare all'asta basta cliccare sull'indirizzo che state vedendo, inserire la somma che si desidera offrire e cliccare punta. Si può effettuare l'accesso anche attraverso i social, inserire i dati e il metodo di pagamento e confermare l'offerta. I carabinieri di Venezia e Chioggia hanno arrestato i due responsabili della rapina avvenuta a Campo Longomaggiore lo scorso aprile a danno di due anziani. Siamo partiti da un'accurata attività di sopralluogo svolta dal nucleo investigativo che ha consentito di reperire nell'immediatezza insomma, un'impronta digitale e attraverso la collaborazione del RIS di Parma è stato possibile dare un'identità certa almeno a uno dei rapinatori. Un 47enne di Cittadella incastrato dalla sua stessa impronta rilevata sullo stipite interno della porta dell'abitazione, in cui insieme ad un complice lo scorso 15 aprile sono entrati per rapinare una coppia di anziani residenti a Campo Longomaggiore. Dopo circa 8 mesi i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia e di Chioggia li hanno arrestati. Dopo l'arresto del cittadino italiano identificato, il 47enne italiano pregiudicato, è stato possibile, grazie alla sua collaborazione, ad divenire alla conoscenza di un secondo complice che lui chiamava Incorreità, un 32enne rumeno anch'egli pregiudicato. Quel giorno i due avevano suonato facendosi aprire con il pretesto di chiedere delle indicazioni stradali, poi l'irruzione a volto scoperto, colpendo la donna alla testa col calcio della pistola e chiudendo il marito nel bagno. Avevano rovistato alla ricerca di denaro trovando dei contanti sotto il materasso e circa 30.000 euro nel sottotetto, andando quasi a colpo sicuro, anche se ora è tutto da verificare. Giornate di razzie nell'Alta Padovana, furti tra Villa del Conte, Trebaseleghe e Villanova di Campo San Piero, dove il Natale purtroppo sarà davvero amaro. Sentite il perché. Non sono sfuggiti ai malviventi neppure i regali di Natale appena posti sotto l'albero in una casa di Villanova di Campo San Piero. Bottino davvero ricco per i ladri che si sono arraffati un televisore, un PC e inoltre un cappotto di marca e oggetti d'oro. Sarà una festa amara per questa famiglia che oltre a dover ripulire tutta casa dovrà rifarsi di un danno notevole. Non solo Villanova nel mirino. Furti e tentati furti sono stati consumati negli ultimi giorni a Villa del Conte, dove la banda è entrata nel tardo pomeriggio approfittando della momentanea assenza della famiglia a Trebaseleghe e Piombino Dese. Per ora nessuna traccia dei malviventi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Dopo l'arresto già libero il commerciante che il sabato a Campo San Piero ha aggredito con un coltello i finanzieri. Arrestato e dopo 48 ore già libero.
il commerciante che sabato mattina a Campo San Piero ha aggredito tre militari della Guardia di Finanza armato di roncola è stato processato e il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, lo ha rimesso in libertà in quanto incensurato. L'aggressione era avvenuta durante un controllo dei finanzieri in Borghese che hanno chiesto delle informazioni al commerciante. Riscontrate delle irregolarità, i finanzieri si sono identificati e hanno iniziato a stendere il verbale. A quel punto il commerciante ha estratto un coltello minacciandoli. La scena sotto gli occhi dei molti avventori del mercato. Ora è arrivato il momento dei vostri presepi, quindi segnalateci le vostre natività ai numeri che state vedendo in sovraimpressione. Una nostra troupe arriverà a casa vostra a riprenderli e poi saranno protagonisti del nostro telegiornale. Questa sera andiamo a Rosà e vi mostriamo le immagini del presepe realizzato da Maria Donadello. E vi ricordo questa sera alle 21.20 appuntamento con Focus e il nostro direttore Luigi Bacialli. Assieme a lui ci saranno anche Maurizio Paniz, Antonella Tocchetto, Giuseppe Pan, Michela Nieri, Alessandra Polin e Fabio Capraro. E anche voi telespettatori potete dire la vostra opinione attraverso gli SMS. Ora vi lascio le previsioni del tempo di domani. Vi ringrazio dell'attenzione e una buona serata a tutti voi. Per essere unici bisogna essere diversi. Extro, il primo salone specializzato nel taglio. Le previsioni per domani. Tempo stabile con qualche foschia e nubi medio-basse fino al primo mattino. Dalla mattinata cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature senza variazioni di rilievo. Per essere unici bisogna essere diversi. Extro, il primo salone specializzato nel taglio.